Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Sport in Progress, un programma che parlerà di sport, lo sport che molti definiscono minore ma che a noi non piace assolutamente come definizione. E allora andremo a fare un viaggio in quello che è in realtà lo sport di tutti, andando a conoscere tante realtà sportive, tante discipline e soprattutto tanti ragazzi e tanti maestri. E partiamo subito, iniziamo questo nostro viaggio dalle arti marziali, anzi da un'arte marziale possiamo dire particolare perché è una disciplina che in Italia non ha ancora trovato così tanto piede. Partiamo dal Kenpujutsu e lo facciamo con la Budokan Arezzo e con il maestro Lucio Piccioli, che è non solo il presidente della società ma anche proprio l'anima di questa realtà aretina. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito prima cosa. Io vorrei partire subito a raccontare la storia di questo dojo, di questa palestra, perché è una storia particolare. Tu inizi a praticare le arti marziali, ti innamori del mondo delle arti marziali da ragazzino, lo approfondisci, esatto, lo approfondisci anche poi con la tua pratica militare. Sì, ho iniziato a 14 anni. Un po' come tutti ad Arezzo, prima con il judo, poi col karate, che erano le uniche discipline presenti in città. Poi da lì, nel corso degli anni, vedendo anche, girando, frequentando manifestazioni, vedendo riviste di settore, mi sono innamorato di stili diversi rispetto a quelli che praticavo, perché avevano, rispetto alle discipline da cui provenivo, una maggiore apertura mentale, sia dal punto di vista pratico che proprio dal punto di vista anche dell'insegnamento. Quindi, detta brevemente, la maggior parte delle discipline marziali si identifica in discipline che utilizzano prevalentemente la scherma di calcio pugno, come ad esempio il karate che ho praticato per 20 anni, o ad esempio tecniche, discipline come l'aikido o il judo che lavorano prevalentemente su tecniche di lotta o di leva articolare. Cercavo qualcosa che mi consentisse di esprimere entrambi questi aspetti, che desse la possibilità poi in futuro, anche chi l'avrebbe imparato, di poter utilizzare tutto ciò che gli si confaceva di più anche da un punto di vista fisico. Quindi ci sarà la persona che per la struttura fisica che ha si specializzerà di più su tecniche più esplosive di calcio di pugno, ci sarà la persona più robusta, più piantata, che magari lavorerà prevalentemente su tecniche di lotta, avendo però ognuno la conoscenza anche dell'altro aspetto, che anche in una situazione di difesa serve molto, perché se io devo difendermi da un calcio o da un pugno, ma non ne ho mai tirato uno in vita mia, non saprò la sua meccanica, la sua dinamica, la sua traiettoria, quindi sarà molto più difficile per me difendermi da una cosa che non conosco. E quindi era, alla fine, tutto questo, girando, conoscendo vari maestri, girando per l'Italia, l'ho trovato nel Kenpo Jiu-Jitsu, che è una disciplina nata in America nel dopoguerra, alle Hawaii per la precisione, nel dopoguerra, e che in Italia ancora è poco diffusa, tant'è che ho praticato soprattutto con maestri nel nord-est, Treviso, questa zona qui, insomma, dove è più diffusa. E tu, si può dire che le arti marziali le hai sposate proprio come stile di vita, perché hai fatto quella che molti direbbero forse una follia, no? Assolutamente sì. Hai lasciato il tuo lavoro e hai deciso di aprire una palestra. Assolutamente sì, io, come ti ho detto, pratico dall'età di 14 anni, ora ne ho quasi 50, sì che insomma un bel pezzo di vita gliel'abbiamo data alle arti marziali. E ho fatto le attività lavorative più svariate, sono stato per un periodo nell'esercito, poi ho lavorato anche nel vostro settore dopo la laurea come giornalista per 4 anni, e le arti marziali erano sempre state una cosa a cui mi dedicavo la sera dopo lavoro, fondamentalmente nei fine settimana. Poi c'è stato un periodo in cui lavoravo come impiegato, come funzionario presso l'amministrazione provinciale, e a un certo punto però cominciavo ad avere 32-33 anni, ho detto: cosa voglio veramente? Voglio continuare a stare tutto il giorno in un ufficio a fare una cosa che sì, mi dà una sicurezza, ma non mi fa esprimere ciò che voglio, non mi fa realizzare come persona, o voglio provare a fare la pazzia, come hai detto giustamente, di andare a secondare quello che è il mio desiderio? Ho detto: si vive una volta sola, proviamoci a smettere, siamo sempre in tempo, e si sta festeggiando il 15° anniversario dell'associazione, quindi
associazione nata fondamentalmente, poi lo ringrazierò sempre, nel sottochiesa di Piazza San Gimignano che ci venne concesso, poi ne sai qualcosa perché sei stata anche tu una nostra allieva per alcuni anni. Svegliamo questi retroscena. E quindi grazie a Don Francesco Bernardini, che era il nostro parroco, che ci mise a disposizione un ambiente rimesso a nuovo da noi, fondamentalmente un vecchio teatrino parrocchiale che poi divenne palestra. Ci fu un periodo iniziale in cui eravamo nella palestra della scuola 4 novembre a Saione, ma era una condizione veramente, veramente disagevole per poter portare avanti un'associazione sportiva. E quindi abbiamo avuto prima quest'inizio, poi dopo quasi 10 anni fa, nel 2014, si è deciso di fare un salto di qualità ancora, prendendo, potendoselo permettere, un fondo nostro, adattandolo e creando proprio una scuola che fosse aperta praticamente tutto il giorno, a disposizione tutti i giorni, tutto l'anno. Noi credo siamo tra gli unici in Italia che non si chiude neanche per il ponte di Ferragosto. E ho voluto creare, come ti dicevo, la scuola che avrei voluto fare, poter frequentare io da ragazzo, dove puoi venire tutti i giorni, senza limiti, senza pagare supplementi. È una cosa che mi piace specificare, perché noi siamo veramente un'associazione. Da noi paghi la quota associativa e quella dà a tutti pari diritto e pari accesso a qualunque attività senza richiedere extra niente. E dove si può andare a qualunque ora del giorno. Noi siamo aperti dall'ora di pranzo all'ora di cena e l'allievo, anche a seconda delle disponibilità o della voglia che ha, può venire il giorno alle 2, può venire la sera alle 7, in modo da anche non perdere una lezione. Io, come dico sempre, il limite che abbiamo noi è la volontà di imparare, la voglia di fare. C'è chi viene quelle 2 volte alla settimana standard perché gli basta, c'è chi ha voglia di crescere di più che viene tutti i giorni, c'è qualcuno che ha la possibilità di farlo per motivi di lavoro e di studio, che magari viene anche dalle 2 e ci sta fino alle 8:30 la sera, insomma. Quindi qui noi, come ho detto, l'unico limite che diamo è la volontà di ogni singolo di imparare e di crescere. Quanti ragazzi avete più o meno, considerando anche che il Covid, specialmente il periodo del Covid, Ovviamente ha dato per le discipline come le vostre, che erano contatto, discipline a contatto? Sì, noi abbiamo avuto la fortuna durante quel periodo di attaccarci ad un cavillo che c'era nei decreti, una cosa che hanno fatto moltissimi in Italia, perché si chiudevano le palestre, ma le associazioni sportive, se iscritte ad eventi nazionali e con agonisti, potevano continuare a svolgere attività a porte chiuse. Quindi, a parte il periodo del lockdown duro dei primi 3 mesi, noi comunque ci siamo salvati adottando l'escamotage di tesserare tutti come agonisti e iscriverci ad eventi nazionali. Su questo devo ringraziare anche molto l'ente di promozione CONI, di cui faccio parte, MSP Italia, che ha creato una serie di eventi nazionali ad hoc con iscrizione gratuita per le associazioni, in modo da consentire di poter svolgere comunque un'attività. E questa è una caratteristica. Perché questo lo ricordiamo, il mondo delle arti marziali non è soltanto pratica sportiva, ma è anche, possiamo dire, una pratica per il proprio benessere, una pratica personale e in certi casi anche di autodifesa. Soprattutto. Te hai parlato, ora mi riallacciamo un attimo al periodo del Covid. Io faccio l'esempio, ad esempio, in Spagna, con colleghi con cui sono in contatto, magari si allenavano tenendo le mascherine e tutto, ma le palestre non sono state mai chiuse, perché l'attività sportiva, rafforzando il sistema immunitario, rafforzando le difese del nostro corpo, era considerata un presidio sanitario, mentre invece da noi si è preferito la via più facile, chiudere tutto, bloccare tutto. Qui si entrerebbe in un discorso. Sicuramente è stata una situazione complicata. È chiaro, ci siamo trovati davanti a un imprevisto, ma una cosa mai successa prima. Quindi abbiamo cercato di gestirla al nostro meglio. Per tornare al discorso che dicevi te, sì, ora come ora non siamo un gruppo nutritissimo, siamo una 30ina di iscritti soli, poi considerando che c'è chi viene 2 volte alla settimana, c'è chi viene alle 2, c'è chi viene la sera. Fondamentalmente si è mantenuto quello che è il mio standard di non avere mai più di 10-12 persone a turno, perché essendo da sola ad insegnare preferisco lavorare sulla qualità che sulla quantità, quindi ci sono anche sull'interiorizzazione delle esattamente pratiche, penso, da parte e anche sul carattere delle persone. Purtroppo ti posso dire che è capitato in passato che le nostre discipline purtroppo attirino anche soggetti che fascinorosi, mettiamo così. Io non è che li espello alla prima cosa che fanno, io gli do la possibilità di cambiare, perché comunque deve essere anche una cosa educativa la nostra, oltre che mirata alla difesa personale. Io ti dico, determinati atteggiamenti, determinati comportamenti, se vuoi stare qui non vanno bene,
purtroppo spesso si è visto che sono i soggetti stessi che ti dicono: se mi parli di regole e di rispetto, allora questo ambiente non fa per me, me ne vado. Dico: perfetto, dico, guarda, noi la porta per uscire, che vuole uscire, è sempre aperta. Se uno cambia mentalità per tornare, è a sua volta aperta, però ci sono delle cose ben precise su cui non transigo, ecco. E allora, proprio andando a scoprire questa disciplina dall'interno, adesso andiamo a vedere che cosa succede all'interno del dojo della Budokan Arezzo. Siamo entrati proprio dentro la Budokan Arezzo, iniziamo questo viaggio delle arti marziali e proprio qui, in questo che è il tuo tempio, Lucio, delle arti marziali, andiamo proprio a scoprire in che cosa consiste la disciplina che tu insegni, sì, ai tuoi allievi. Allora, la disciplina che insegniamo qui è il Kenpo Jujutsu, che è una disciplina poco diffusa in Italia, estremamente poco diffusa. È una disciplina che non è nata, come spesso accade con le arti marziali tradizionali in Giappone, ma è una disciplina che si è sviluppata agli Hawaii nel dopoguerra. È una disciplina che ha una storia particolare perché non è una disciplina tradizionale, e qui dopo ci sarebbe da fare anche un discorso particolare anche sul tipo di divisa che facciamo, perché ad esempio nel Kenpo Jujutsu viene indossato prevalentemente il Keikogi nero, perché rispetto alle arti marziali tradizionali, dove il colore bianco rappresentava per il samurai l'accettazione della morte quando andava in guerra, quindi per tradizione si tiene il colore bianco, invece noi nel Kenpo Jujutsu utilizziamo il kimono nero, il keikoji, perché kimono è un termine improprio, il keikoji nero, perché rappresenta il distacco dalla tradizione, proprio come disciplina. Come dicevo, una disciplina che nasce agli Hawaii quando ancora non erano parte degli Stati Uniti nel dopoguerra, e nasce per dare la possibilità agli abitanti delle Hawaii di difendersi dalle angherie della polizia e delle forze d'occupazione americane, che in quel momento tendevano a esercitare prepotenze sulla popolazione locale e a abusare del loro potere, insomma. E quindi 5 maestri di varie arti marziali si riunirono per sviluppare poi quello che sarebbe stato un metodo misto finalizzato proprio esclusivamente alla difesa personale e realistica da strada, per dare uno strumento di difesa appunto agli abitanti delle isole Hawaii che erano sottomessi dalle forze d'occupazione americane in quel momento, prima appunto che le Hawaii diventassero parte degli Stati Uniti. E quindi poi dalla strada al dojo, perché come possiamo vedere il bello di questa disciplina, di queste discipline, è anche il fatto che non hai bisogno di grandi attrezzature, no, e strumentazioni per poterle praticare. Lo strumento è il nostro corpo, anche da un punto di vista fisico, tutti gli esercizi che vengono fatti di preparazione, che ad esempio non sono i classici esercizi di ginnastica che si può trovare in altre discipline. Noi abbiamo proprio una serie di esercizi che servono per creare la giusta struttura, per sviluppare il lavoro sulle connessioni del corpo, per andare a studiare lo studio appunto della radice, della giusta posizione del peso nello spazio, andare a creare quella che è la corretta geometria del corpo, che è quella che poi ci consente di sviluppare vera forza, forza elastica, elasticità. Un lavoro che si basa soprattutto non sulla forza fisica ma sulla morbidezza, che è un concetto un po' strano, ma diciamo, avvicinandosi alla nostra arte marziale, bisogna anche capire che si deve abbandonare il concetto di forza intesa come forza muscolare, che è un tipo di forza che è destinato a svanire col tempo, con l'età, mentre la forza deriva dalla corretta struttura, dal corretto studio delle connessioni del nostro corpo, sistema fasciale, sistema connettivo, che allineate una con l'altra, ogni fibra del corpo praticamente deve arruolare la fibra immediatamente successiva e creare una catena che porta a sviluppare una forza che prende la propria base da terra e automaticamente poi si trasmette a tutto il corpo e quindi poi nella tecnica si esprime. E allora ora guardiamo anche un po' di dimostrazioni, certo. Dai. Certo, cominciamo con un po' di riscaldamento veloce. Anche qui è un tipo di riscaldamento che facciamo molto particolare, perché sono esercizi ripresi dal Tai Chi e dal Qigong che servono per andare a creare la giusta struttura del nostro corpo. Quindi iniziamo, via. Le gambe, e qui come se mi riappoggiassi a due muretti, mi rialzo. Salgono le gambe, scendono le gambe, salgono le mani e torno su, via. Benissimo, da qui, posizione del cavaliere, pensate che davanti a voi c'è un ruscello, una superficie con dell'acqua, voi dovete
accarezzarla. All'inizio siamo fermi con le gambe, muoviamo solo il tronco, poi andando avanti cominciamo ad accompagnare con il movimento delle gambe. Quindi andiamo a fare esercizi mirati ad abituarci a sentire il corpo dell'avversario e allo stesso tempo ad assorbirlo senza farsi male. Da qui ci mettiamo a coppie, mani ai fianchi, 1, 2, 3. Via, lentamente, senza esagerare. E ora ci abituiamo anche, aspettiamo per il microfono, a assorbire colpi, a imparare a tenere la giusta struttura per assorbire colpi. Quindi da qui lentamente, 1, 2, 3, calcio interno e viene lui. E di nuovo. La nostra disciplina si basa su dei principi di biomeccanica fondamentalmente, molto radicati, molto da studiare molto approfonditamente, che fanno sì che dal punto in cui mi trovo, dalla posizione in cui mi trovo, io posso continuare a proseguire l'azione di difesa senza interromperla finché l'aggressore continua ad essere un pericolo. Quindi, adesso la cosa migliore è farlo vedere, comunque questo, lo studio che facciamo ci deve portare ad avere una padronanza completa del nostro corpo, anche una propriocezione molto forte, sapere come sono girato con le anche, come è messo, come è disposto il mio peso nello spazio in quel momento e sapere da lì qual è il movimento più immediato da utilizzare. Una caratteristica che viene ripetuta spesso nel Kenpo Jiu-Jitsu è che ogni parata è un colpo e ogni colpo è una parata, quindi ogni movimento non è fine a se stesso, ma è il proseguimento del movimento precedente e apre la strada al movimento successivo. Adesso con lui, che è uno dei nostri allievi più avanzati, facciamo vedere un esempio pratico, facciamo vedere prima piano. Lui ad esempio attacca con un jab, io entro e vado subito ad interporre una tecnica per bloccarlo. Da qui proseguo colpendo con un calcio all'articolazione, qui sfrutto il peso che sta cadendo avanti per andare a colpire con il pugno al viso. Se tutto ciò non fosse bastato, lui continua a mantenere a mantenere ancora una situazione di pericolo per me, qui colpisco e qui entra un altro principio tipico del Kenpo Jiu-Jitsu, che è quello del movimento a recupero di energia, o anche detto armonia direzionale. Io da qui sfrutto questo per caricare un colpo successivo, lo costringo ad esempio a piegarsi, da qui posso entrare in presa e proiettarlo. Possiamo far vedere più velocemente, per dare un po' un'idea di quello che potrebbe essere. Lui attacca con un jab, e allora ci fermiamo 2 secondi per lo stacco pubblicitario e torniamo tra poco a parlare di Kenpo Jiu-Jitsu. Per cuocere, apparecchiare, tendeggiare e arredare. Per vestire, amare e aggiustare. Per detergere, giardinare, camminare e correre, c'è chi ha tutto quello che ti serve. Marino Fa Mercato, nei punti vendita e shop online. Marino Fa Mercato. Colazione, pranzo, cena, merenda, aperitivo. Con Menchetti ogni momento è più gustoso. Dai più sapore al tuo tempo e vivi deliziose pause insieme a noi e alle nostre imperdibili novità della stagione. Perché è sempre l'ora di Menchetti.
Eccoci tornati dopo lo stacco pubblicitario, ritorniamo a parlare con il maestro Lucio Piccioli della Budokan Arezzo. Maestro, notizia di qualche settimana fa, sei diventato anche il direttore italiano di un'importante realtà di riferimento per le arti marziali che ha sede in Grecia. Sì, da gennaio scorso siamo stati contattati e ci è stato proposto di diventare responsabili per l'Italia della International Goshin Jitsu Society, che è una federazione che ha appunto sede in Grecia, diretta dal maestro Spiridon Asiakos, che si sta diffondendo adesso in tutto il mondo. Ci sono già filiali dall'Ungheria al Brasile, è una copertura globale quella che si sta realizzando, e si specifica questa federazione si specializza nel Goshin Jitsu, che è un aspetto particolare del Jiu-Jitsu, che diciamo il Kenpo Jiu-Jitsu, il Jiu-Jitsu sono arti marziali con un loro percorso ben definito. Il Goshin Jitsu è l'applicazione alla difesa proprio personale e reale di tutto lo studio che noi facciamo. Quindi una cosa di settore ben specifica, con uno scopo ben specifico, che è quello di andare a sviluppare il discorso della difesa personale reale. Questo titolo poi si aggiunge già a quelli che già avevamo, perché sono anche rappresentante responsabile per MSP, per l'ente sportivo CONI MSP Italia del settore Kenpo Jiu-Jitsu. Sono membro del coordinamento arti marziali Firenze-Arezzo, diretto dal maestro Bonciani di Firenze, con cui adesso stiamo organizzando anche una grossa kermesse di arti marziali per aprile, che si terrà per l'appunto al Palasport di Firenze. E poi sono anche responsabile dello stile Kenpo Jiu-Jitsu per la Koshin Kairyu, che è una federazione interstile creata dal maestro Alberto Bergamini qui in Italia, un maestro tra i pochi riconosciuti in Giappone, addirittura da federazioni giapponesi. Ed è una realtà a cui tengo molto, questa mi piace spenderci se posso due secondi, perché è una realtà che è nata per fare veramente formazione e scambio di notizie, di crescita, di tecniche tra maestri a costo zero, tra virgolette. Siamo una rete di maestri che puntualmente, tutti minimo dal terzo d'anno in su, che periodicamente ci ritroviamo, praticanti di stili diversi di jiu-jitsu, di correnti diverse di jiu-jitsu, dove ognuno cerca di arricchire la propria conoscenza sfruttando le conoscenze degli altri, imparando dagli altri. Quindi io, che pratico Kenpo Jiu-Jitsu, insegnerò a chi pratica un jiu-jitsu più tradizionale, chi pratica ninjutsu insegnerà a me che pratico Kenpo Jiu-Jitsu. Si cerca di creare una rete per l'appunto di crescita a costo zero, senza vendita di diplomi, senza vendita di merchandising, di gadget. Noi siamo voluti andare contro un po' quello che è il trend di molte realtà, di molte federazioni, dove purtroppo c'è una mercificazione di titoli: entri in federazione con me, aumento di un dan, ti do una qualifica. Noi si è creato questa rete, questo circolo di maestri, proprio per una crescita personale nostra e dei nostri allievi, tenendo fuori tutto quello che è l'aspetto commerciale e tutto quello che è ciò che secondo noi sta rovinando un po' le arti marziali. Non a caso Koshinkai significa società dello spirito antico, e noi vogliamo riportare le arti marziali proprio a quello che erano: uno strumento di difesa, uno strumento di crescita, dove l'aspetto economico, l'aspetto commerciale devono stare, secondo almeno il nostro parere, fuori. Poi chiaramente si vive di questo, quindi non siamo dei santi, certo. Però non si vuole comunque andare a fare un'attività che abbia come fine quello commerciale, ma quello di crescita delle persone. E quindi hai parlato anche dei tuoi allievi, della crescita dei tuoi allievi. Noi siamo andati a sentire un po' quello che ci hanno detto anche di te i tuoi allievi. Vediamo cosa ci dice Nico intanto. Vieni, vieni, ora ti prendo io, vieni qua. Nico, io vedo una cintura marrone, il che significa che hai già tanto percorso alle spalle. Eh sì. Quando è iniziato il tuo percorso e che cosa ti ha dato questa disciplina? Io ho iniziato in prima media, quindi all'età di 11 anni. Ora sono in terza superiore, quindi 16 anni compiuti. E questa esperienza, diciamo che all'inizio ero un po'... diciamo che non ero tanto stimolato. Però poi questa disciplina mi ha fatto sempre più appassionare, tanto che venivo qui tutti i giorni, venivo qui al dojo tutti i giorni, tutti i turni. E mi ha dato sempre più di più sicurezza, forza dentro di me, e mi ha aiutato molto a combattere le mie paure, i miei sfoghi interiori, perché comunque venendo qui al dojo mi posso sfogare tranquillamente con il sacco, con il maestro, i compagni, con appunto queste tecniche che noi facciamo tutti i giorni.
E siccome so che sei anche un calciatore, come confluiscono queste due discipline? Nel senso, questa disciplina ti dà una consapevolezza fisica che immagino poi tu riporti anche nella parte agonistica dello sì, sport sì. Del calcio. Diciamo che il calcio è la mia passione, perché comunque ce l'ho da quando ho 5 anni, però anche questa qui è diventata la mia seconda passione e mi dà anche qui, come dicevo prima, sicurezza. Infatti anche, diciamo, in mezzo al campo non mi faccio mettere i piedi in testa magari dagli avversari che pensano di essere più forti o più grossi, perché magari fisicamente io sono più snello o più basso, mentre loro sono magari già più sviluppati. Insomma, hai degli atleti, degli allievi che sono atleti a tutto tondo. Tra l'altro, Nico, vedevamo appunto, io ho fatto la domanda della cintura marrone perché ha già un bel percorso alle spalle. Quando prenderà la cintura nera? E come funzionano proprio gli esami di allora, cintura? Gli esami di cintura nera possono svolgere a seconda praticamente, ora, essendo con tre organizzazioni diverse, cioè abbiamo l'imbarazzo della scelta sotto quale egida farle. Ovviamente quella che conta maggiormente è quella che viene fatta con l'ente di promozione CONI, quindi con MSP Italia, e abbiamo per l'appunto, come dicevo, in programma ora una manifestazione a livello regionale ad aprile, in cui molto probabilmente ci potrebbe essere per lui e per altri che non erano presenti ieri sera la possibilità di sostenere l'esame di cintura nera. L'esame di cintura nera nel campo jiu-jitsu è un esame particolare che richiede un certo impegno, si costituisce di due prove. La prima è la cosiddetta prova del cerchio, dove il ragazzo viene messo al centro del dojo o comunque del palazzetto dove siamo, e con compagni intorno che corrono intorno a lui, ad ognuno viene dato un numero, e quando l'esaminatore chiama il numero, la persona corrispondente lo attacca all'improvviso. E lui deve sapersi difendere dall'attacco, per l'appunto, che gli arriva alle spalle, di lato, senza sapere in quel momento chi sarà quella persona chiamata a doverlo aggredire. L'altra prova è una prova molto impegnativa che fa a volte paura, perché è costituita da 10 combattimenti consecutivi a contatto da 2 minuti ciascuno, con avversari freschi che ogni 2 minuti si cambiano, si alternano. La cosa fa paura perché alla fine ci sono 20 minuti, è un combattimento da 20 minuti consecutivo, chissà quello che succede. In realtà no, perché comunque noi adottiamo, come si vedrà anche in dei contributi che abbiamo firmato, si combatte a quando si lavora a contatto pieno in maniera non collaborativa, perché specifichiamo, c'è un allenamento, quello di studio di base collaborativo, dove si sa quello che si andrà a fare. E poi queste tecniche vanno applicate in maniera non collaborativa, quindi con attacchi improvvisi, attacchi non coordinati, dove, ecco, come stiamo vedendo adesso, dove in quel caso utilizziamo caschi con visiera in PVC antisfondamento, utilizziamo guantoni, perché va bene fare un allenamento duro, ma è stupido farsi male in palestra, magari rompersi il naso, così come è stupido non poter mai provare la tecnica fino in fondo senza sapere veramente se sono in grado di portarla. Nell'esame di cintura nera, appunto, bisogna affrontare 10 avversari consecutivamente in round a 2 minuti. L'obiettivo non è vincerli tutti, l'obiettivo è dimostrare a me o all'esaminatore di turno che sei in grado di gestire le tue forze, di gestire la tua emotività fino alla fine. Quindi l'obiettivo non è vincerli, ma arrivare in fondo e far vedere che riesci ad usare le forze e le energie fino all'ultimo incontro, fino all'ultimo round che devi fare. Quella è la vera vittoria. È una sfida contro se stessi, non è una sfida contro gli altri, contrariamente a quello che può apparire da un esterno. E proprio perché c'è una componente atletica, c'è una componente mentale, c'è una componente anche di divertimento in questa disciplina, ci sono anche delle famiglie, ti hai delle famiglie al completo che praticano. Sì, io andrei sì. a conoscerla, perché abbiamo conosciuto all'interno del tuo dojo una mamma con il figlio che praticano insieme. Sì. La Budokan Arezzo è anche per famiglie, perché io ora qui, per esempio, ho la signora Tiziana che pratica il Kenpo Jiu-Jitsu insieme a suo figlio, figlio e all'amico. All'amico del figlio, sì. Come è venuta questa cosa di iniziare tutti insieme questo percorso? La sera non è mai troppo tardi, perché sono, insomma, un po' grandicella rispetto ai ragazzi che frequentano, ma diciamo l'idea era più che altro per il giovanotto, perché comunque l'arte marziale è un'attività completa, insomma, per l'equilibrio, per lo sviluppo. Poi, come diceva anche l'altro amico del dojo, cioè gli aiuta anche veramente a crescere.
Quindi portandolo mi sono anch'io incuriosita e ho chiesto al maestro di fare una prova, visto che insomma ancora nonostante l'età non ha, ovviamente non ho l'elasticità dei ragazzi di 16 anni, però qualcosina ancora riesco a fare. E poi non è mai detto, anche per un discorso di autodifesa, perché con il mondo in cui viviamo sapersi un attimino comportare anche fuori non fa mai male. E quindi abbiamo iniziato. Io sono però nuova, cioè ho la cintura gialla, ma sono da pochi mesi. I ragazzi sono più avanti. Loro sono più anziani, sì, più in alto in grado di me. E a voi cosa piace di quest'arte marziale? Al di là che praticarla con la mamma. Sì, è un modo anche per dare le botte qua dentro, però in un ambiente a casa, protetto. Quindi anche, sì, no, anche a casa conflitti no. Familiari, esatto, li lasciamo dentro il dojo. Esatto, sì, è un modo per sfogare. Che vi piace a voi? C'è qualcosa che vi piace? Tutto. Tutto, oh, perché com'è il tuo motto? È bellissimo, lui qualunque cosa che fa, qualunque esercizio, eccetera, è bellissimo. Bene, quindi... siamo molto contenti. Sì, effettivamente è per le famiglie, per cui se ci sono persone che vogliono venire. E mi piace anche picchiare Ninico quando posso. Eccoci. Ecco. Abbiamo una noia. Ecco. Ecco, qui ora abbiamo anche delle faide interne al, sì, gruppo di lavoro. Esatto. Grazie mille. Grazie a voi. Abbiamo visto, gentilissima, la signora Tiziana che pratica da te, ma tu hai anche tanti allievi affezionati, delle, sì, ragazze. Una ragazza in particolare mi hai raccontato questa storia, sono rimasta veramente impressionata. Sì, abbiamo ad esempio Aura, una ragazza che viene da Bania Prataglia, quindi non proprio da dietro l'angolo, da 4 anni, quasi tutti i giorni, sta dimostrando un impegno, ecco quello che stiamo vedendo, sta dimostrando veramente un impegno encomiabile. Oltretutto sembra uno scricciolo di ragazza, ma è la prova vivente che praticando un'arte marziale in maniera costante, seria, si riesce veramente a sviluppare anche una ragazza minuta una notevole forza, una notevole capacità di autodifesa. Lei si è veramente appassionata alla nostra disciplina, che ha scoperto per caso, e niente, lei tutti i giorni si prende autobus e treno, viene da Bania Prataglia, quasi tutti i giorni viene da Bania Prataglia a Arezzo per allenarsi, insomma, e quindi nonostante lo studio e tutto, lei non fa poco. Lei viene il giorno al turno delle 2, riparte per il Casentino la sera alle 4:30 fino alle 7, non è a casa, poi c'ha da studiare per andare a scuola anche la mattina il giorno dopo, quindi certo. È veramente encomiabile. Io dico, il merito non è mio, il merito è loro che sono appassionati tantissimo a questa disciplina. E io la propongo, poi come dico sempre, i giudici sono loro, sono le persone, certo, che ci scelgono. E allora ricordiamo che la Budokan Arezzo si trova ad Arezzo, per l'appunto, in via Tiepolo 30. Andate a vedere anche la pagina Facebook, che è piena di contenuti interessantissimi, il canale YouTube che tra l'altro ha raggiunto... siamo sui 10 milioni di visualizzazioni e 16.300 iscritti. Quindi... andate a visitarlo, perché se siete appassionati di arti marziali troverete sicuramente pane per i vostri denti. Salutiamo a questo punto anche il tuo vicepresidente Carlo Municchi, che ieri non poteva essere con noi, era fuori per lavoro. Finiamo qui questa nostra prima puntata di Sport in Progress. Lo sport è di tutti, ma noi ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora e noi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo.